E Baggio ragazzi, sono un gioco su qua, nuovissimo video sul mio canale. Mi piace con questa intro che dico ogni volta. Baggio ragazzi, sono un gioco su qua, nuovissimo video sul mio canale. Perché è abbastanza banale, però è carina da dire. Ragazzi, prima di partire col video volevo semplicemente dirvi due cose. Uno, giuro, perché porti sempre Ghost barra V barra giochi su Next Gen? Perché sto su Next Gen, ovviamente. Non accendo l'Xbox per registrare un video e basta. E seconda cosa, ragazzi, questa con tutto il cuore ve lo voglio dire. Non mi dovete assolutamente entrare nelle sessioni. Cioè, ve lo giuro, quelli che mi entrano nelle sessioni mi killano. È una cosa veramente snervante, snervante, te lo giuro. Vedo Pinco Ballino, cioè io accetto tutti. Se adesso andiamo sulla lista amici, ne ho tipo... Oddio, era colato? No. Cioè, sì, era colato ma non me l'ha dato. Se andiamo sulla mia lista amici, ho 700 amici in lista, e tra cui 100 online. Perché io accetto tutti, ma veramente tutti. Perché se uno mi invita dal party, mi scrive, Gio, poi venire dal party che parliamo un po'. Io vado assolutamente, vado a parlare, però ragazzi veramente non mi entrate nelle sessioni, è una cosa che non so, soprattutto non entrate e killatemi, cioè se voi entrate e killatemi è una cosa che non sopporto. Tra l'altro alcuni sono giornati anche su estinzione con altri 2 miei amici, alcuni joinano e per colpa loro abbiamo perso la partita e è stata veramente brutta questa cosa, cazzo. Oddio, doppiaggio. Nulla, rompirla io, nulla. Allora ragazzi, in questo video in pratica parleremo di che musica ascolto io. Cioè è una cosa abbastanza banale, magari potete pensare, però in realtà no, perché se dopo che vi spiegherò il genere che musica ascolto io, nessuno ci sarà mai arrivato secondo me. Allora innanzitutto vi dico, pensate voi che musica ascolto io Joey. Che musica può ascoltare Joey? Mettete pausa adesso al video e pensateci. Ci avete pensato? Ecco, vi dico già che avete già sbagliato. Walter Moore, tra l'altro, ha giocato una sessione. Per chi si chiedesse chi è quel tumore di merda di Mars che ogni volta che in ogni video mi commenta il video fa top comment, che mi sta sul culo sta cosa. Quindi se vedete il commento di Mars, mettete dislike a quel figlio di puttana. La musica che io prediligo, la musica che veramente mi piace più di tutte è... Momenti di tensione, tanta tensione per voi, tanta, troppa... Gio, sto morendo da tensione, diccelo dai. È la musica italiana vecchia. Nessuno te lo poteva immaginare, ma neanche io. Cioè, fa strano dirlo. Tra l'altro, alcuni si vergognerebbero anche. Però cazzo, è la musica che preferisco. Quindi non capisco perché vergognarmi di dire che mi piace sta musica. La musica italiana vecchia, cosa intendo? Intendo tipo Francesco De Gregori, Franco Battiato, anche alcune canzoni di Tiziano Ferro, i Pooh, tutti diciamo questi gruppi barra cantanti vecchi tra virgolette, che erano di un'altra epoca, che a me piacciono veramente tanto, Fabrizio De André, veramente. Cioè sta musica, la musica italiana in quei tempi era la musica che andava di più, figa il Jagger, no? Che due coglioni. Era la musica che veramente andava di più perché rispetto, cioè quella musica era conosciuta in tutto il mondo. Adesso cazzo, con tutti i rapper che c'è adesso, la musica italiana cos'è? Si divide in due parti, si vede il rap italiano che non giudico, però a me fa schifo, cioè a me non piace, non lo seguo. Per l'amor di Dio, saranno anche bravi tutti quanti a dire sì, sono io il più forte, no, sono io il king del rap, no, sono io il king, il king da nuova scuola, oh fra, sono il più forte. Cioè già la cosa di autocelebrarsi mi sta abbastanza in culo, che fanno quasi tutti tranne Nitro, mi sembra. Scusate se ho offeso il vostro rapper preferito, ma non ascolto rap, quindi non è che posso dare giudizi, comunque non ascolto rap. E l'altra parte della musica italiana che c'è adesso è diciamo la musica pop, che ci sono... Marco Mengoni, Noemi, Chris, poi chi cazzo c'è, Tiziano Ferro anche, diciamo tutti questi cantanti qua che a me piacciono, alcune canzoni mi piacciono, di Marco Mengoni tipo Guerriero mi piace, è molto carina secondo me. E poi comunque c'è, cioè, anch'io ascolto ovviamente canzoni in inglese, però non canzoni, che cazzo, cosa fai lì brutto porco, guardalo, si scopre i corpi, maialotto. La musica inglese che ascolto io è comunque musica vecchia, anni 2000 più o meno, perché comunque sono cresciuto con quelle canzoni. C'è stato un periodo della mia vita che ascoltavo solo musica commerciale, commercialistico. Cioè cosa vuol dire? Cioè gli esplosivi artigianali, ma ancora esistono su sto gioco, aiuto. C'è la musica tipo degli anni 2000, mi piace tantissimo, tipo Adele, Asaf Avidain, tutte queste musiche del genere che ovviamente voi non conoscerete, spero qualcuno conoscerà. Comunque ragazzi, in descrizione metterò il nome, diciamo, di tutte le 30 canzoni, che sono le mie 30 canzoni che sono in playlist sul mio telefono, che vi consiglio veramente di ascoltarle, di scaricarle, di ascoltarle anche voi, che
No, ascoltarle no, scaricarle no, ragazzi. Si comprano, dovete comprare i CD, mi raccomando. Comunque, ragazzi, anche voi magari scrivetemi nei commenti che musica ascoltate. Penso che la maggior parte di voi ascolti rap. Se comunque qualcuno di voi ascolta musica, diciamo, del genere, che piace anche a me, ditemelo, che mi fa comunque piacere, vedere che comunque non sono l'unico sfigato che ascolta musica OG, tra virgolette. Mentre, ragionamento al contrario, se avete qualche canzone di un genere musicale che non ascolto, che vi piace veramente tanto, magari scrivetemela nei commenti, che magari la vado ad ascoltare e mi ricredo su quel cantante barra gruppo, perché comunque ci sono ovviamente eccezioni. Ad esempio, un'eccezione qualsiasi che mi viene subito è della musica vecchia italiana, due che odio, che non sopporto, che veramente la loro musica mi fa schifo. Proprio, non è che mi fa schifo, mi fa proprio schifo. Sono la musica di Luciano Ligabue e la musica di Vasco Rossi. Veramente, le loro due voci mi fanno veramente cagare. Mi sta proprio in culo quei due ritardati, due drogati di merda. Ok, mo sto esagerando, però, Un conto è dire musica che non mi piace, un conto è dire drogati di merda. Va bene. Vabbè, vaffanculo, quittiamo. Allora, ragazzi, il video di oggi. Non siamo quittati. Il video di oggi, ragazzi, è finito qua. Volevo semplicemente dirvi che io ultimamente mi sto divertendo tantissimo su Estinzione, che sarebbe il zombie, tra virgolette, di Ghost. Lo faccio con Mars, Grizzly, Joyer, diciamo tutti questi miei amici. Se magari volete vedere un video, ovviamente, di 5 minuti al massimo di Estinzione, tutto in facecam, tutta la fuga, diciamo, tutta la fuga di Estinzione, tagliato, ovviamente, le parti più divertenti, ditemelo che ve lo porterò, ovviamente. Anche se ve lo porterò comunque, anche se mi dite no, Gio, non portarcelo, perché comunque mi farebbe piacere. Un'altra cosa che vorrei portarvi, che è un gioco che ho appena acquistato, che è One Piece Pirate Warriors 3, che a me piace One Piece. La saga, sto gioco, diciamo, è un po' lento all'inizio, però mi sta entusiasmando anche questo. Ora vado, che vado a fare Estinzione con Mars e gli altri. Ragazzi, da Gio è tutto, lasciate un bel like, un bel commento. Da Gio è tutto, bella.